Come entra l'Eucaristia in tutto questo immenso sistema dell'esistenza umana? Entra, perché l'Eucaristia pone il dono di sé, pane spezzato e offerto, come suprema realizzazione della persona umana e quindi induce a costruire e custodire una precisa, caratteristica scala di valori. A sua volta la scala di valori determina le scelte concrete e i concreti comportamenti. Ci sono nell'esistenza dell'uomo dimensioni diverse, l'avere, l'essere e il donare. Sono necessarie tutte e tre. Se l'uomo non ha nulla, non può donare nulla e rischia di non essere nulla. Se non esiste una persona integrata e salda nella sua identità, ciò che questa persona possiede, l'avere, non ha una valenza precisa e diventa una forza anarchica che può produrre del bene o del male, può servire l'amore e l'odio. Avere ed essere sono entrambi necessari, ma se l'Eucaristia è quello che abbiamo detto, il valore supremo è quello del donare, c'è più gioia nel donare che nel ricevere, ha detto Gesù. Insomma, avere, essere e donare si sostengono a vicenda nell'esistenza complessa dell'uomo. C'è bisogno di tutte e tre queste dimensioni. Non si può disprezzare l'avere perché significherebbe pretendere di essere angeli, non uomini. Non si può rinunciare ad essere perché significherebbe ridurre indebitamente l'uomo alla sua dimensione animale. E infine bisogna aprirci al donare, perché solo così il dinamismo della coscienza umana raggiunge il suo compimento in una trascendenza reale e nello stesso tempo pienamente umana. Il vero problema è l'articolazione di queste tre dimensioni in modo armonico. L'avere in funzione dell'essere e quindi della crescita personale. L'essere in vista del dono e quindi della fecondità della vita. Percorrendo questo itinerario, l'uomo cammina verso una sempre più piena somiglianza con Dio. L'essere divino, secondo la rivelazione della Trinità, consiste esattamente nel dono di sé. Quando l'uomo si avvicina a questo traguardo, introduce nella sua esistenza alcuni lineamenti che lo conformano a Dio stesso. Tutte le dimensioni dell'esistenza umana possono essere affrontate, illuminate da questa tensione tra avere, essere e donare. Si tratta infatti di concepire la maturazione dell'uomo nella sua pienezza, dal possesso all'autocoscienza al dono di sé. È un processo che coinvolge la nostra libertà, ma che ha la sua origine nell'amore di Dio, creatore, nella grazia di Cristo, nella forza dello Spirito Santo. Se dal basso ci spinge un impulso a crescere, dall'alto ci attira una grazia ad amare. Nell'uno e nell'altro movimento è all'opera Dio stesso, origine e fine di tutto ciò che esiste.